Il 4 dicembre 1872 la Dei Gratia, mentre era in navigazione nell'Atlantico, ad est delle Azzorre, si imbatté nella nave Mary Celeste, che con le vele strappate andava lentamente alla deriva. La Mary Celeste, un brigantino canadese, fu varato in Nuova Scozia nel 1861 e subito si pensò che fosse preda della sfortuna. Il primo capitano morì all'inizio del viaggio inaugurale. La Mary Celeste si scontrò con un'altra nave nella Manica e dopo anni di gloria si arenò durante una tempesta nella baia di Glace. Dopo il recupero fu rivenduta ad una compagnia statunitense che apportò notevoli cambiamenti. Il 7 novembre 1872, al comando del capitano Benjamin Bryce, la nave salpò da State Island, diretta a Genova, con un carico di alcol industriale. Oltre al capitano, all'equipaggio composto da 7 uomini, viaggiavano anche la moglie del capitano e la sua figlioletta di appena 2 anni. Quando fu avvistata dalla Dei Gratia, la Mary Celeste era grondante d'acqua. Sulla prua c'erano dei tagli di quasi 2 metri, appena sopra la linea di galleggiamento. Sotto, una delle pompe era in funzione e nella stiva vi era circa 1 metro d'acqua. La bussola era rotta, la scialuppa di salvataggio, il sestante ed il cronometro marino mancavano, mentre la cambusa e il carico erano intatti. Il giornale di bordo, con l'ultima notazione, risalente a 9 giorni prima, indicava che la nave era giunta in vista di Santa Maria delle Azzorre. Il comandante della Dei Gratia ordinò ad alcuni marinai di riportare la Mary Celeste a Gibilterra, dove fu sequestrata dai funzionari inglesi. Numerose teorie tentarono di spiegare la sparizione dell'equipaggio, dalle più fantasiose a quelle più concrete. Secondo lo storico Byers, è probabile che il capitano Bryce, che non aveva mai trasportato un carico così pericoloso, avesse ordinato di tenere aperti i portelli della stiva, con conseguente fuoriuscita di vapori alcolici. Il capitano, temendo un'esplosione, avrebbe ordinato all'equipaggio di calare la scialuppa. Una rottura della cima potrebbe spiegare la scomparsa della scialuppa stessa. E i naufraghi dispersi nell'oceano sarebbero morti di fame e di sete. Un'altra teoria imputerebbe l'equipaggio che avrebbe cercato di impossessarsi del carico assassinando il capitano Bryce per poi rubare la scialuppa. L'abordaggio da parte di pirati è reso improbabile dal fatto che il prezioso carico fu ritrovato intatto. Una recente indagine propone la tesi secondo la quale Bry si sarebbe ritenuto molto vicino alle Azzorre durante una tempesta e con una pompa fuori uso avrebbe abbandonato la nave per raggiungere la terraferma. Di sicuro c'è solo che probabilmente non sapremo mai cosa accadde sulla Mary Celeste e questo resterà uno dei più discussi misteri del mare.